La chiesa di Santa Maria venne eretta attorno alla fine del XII secolo come chiesa cimiteriale all'esterno della cinta muraria della Guardia. La sua struttura è molto semplice: un'aula rettangolare, una facciata a capanna a due spioventi con un campaniletto sul lato sinistro, una copertura a due falde. Isolata ed assai più modesta di come la conosciamo oggi, raccolse intorno a sé le tombe dei cittadini del castello di Grele e della Guardia. L'intitolazione alla Vergine assunta in cielo voleva forse essere di auspicio alla resurrezione dei morti che giacevano nei dintorni. Dalla metà del XIII secolo l'edificio perse la sua iniziale funzione per acquisire il ruolo di fulcro della vita pubblica cittadina ed è interessato da un'operazione di rivestimento delle strutture murarie originarie con conci di pietra squadrata a vista, dotato di monofore sul lato destro meridionale e di un portale probabilmente del tipo su leoni stilofori, quindi provvisto intorno alla metà del secolo di un presbiterio sopraelevato al di sopra di un'ardita volta posta a scavalcare la via dei Cavalieri. È la prima trasformazione della chiesa di Santa Maria dopo l'espansione urbanistica della città, promossa dalla potente famiglia De Paleari, all'epoca conti di Manoppello, ed in quel tempo, fin dalla seconda metà del 200, intorno all'edificio si amministra la giustizia mentre al suo interno si stipulano atti notarili. È nella prima metà del 300 che la chiesa acquisisce un discreto patrimonio fondiario e nel 1333 si dota di un imponente corpus di corali miniati per le funzioni liturgiche, costituito da un graduale in tre volumi e un antifonario in quattro volumi. I preziosi codici sono stati rubati dalla sacrestia nel settembre 1979 e solo due di essi sono stati recuperati. Per volere del nuovo conte di Manoppello Napoleone Orsini, attorno alla metà del 300 fu elevata a rango di chiesa collegiata e poi ampliata mediante la realizzazione di due porticati sui due prospetti laterali dell'edificio. Il nipote di Napoleone Orsini, Napoleone II, nel 1385, sull'ultima campata del portico sinistro sopra Via dei Cavalieri, fa realizzare la cappella di San Giovanni Battista per accogliere il sepolcro di suo padre, il conte Giovanni Orsini. Dopo la cacciata degli Orsini ed il loro dominio sulla città per circa 60 anni, fu ai primi del 400 che venne introdotta la denominazione di Santa Maria Maggiore. Con la nascita della Universitas cittadina, che sceglie l'edificio per riunire i propri parlamenti e le assemblee, la chiesa inizia a subire un'ulteriore e profonda evoluzione architettonica ed artistica.
sul prospetto del nuovo campanile. A sovrastare la principale strada cittadina venne inserito il simbolo della municipalità, un leone rampante che regge uno stendardo, ripreso dal vecchio stemma dei De Sulliaco, famiglia che aveva governato la città nella prima metà del 300. L'Universitas promuove così l'edificazione dell'imponente torre campanaria quadrilatera, inserita all'interno della facciata duecentesca, e per consentire l'intervento si rimuovono il portale e il vecchio campaniletto, così che la fronte dell'edificio perde la sua fisionomia originaria. Sotto l'insegna del leone, simbolo della municipalità, si incide una lunga iscrizione. Guardia plena bonis ferta ardua signa leonis, loquituris lingua qui lingue egeba tinore, clamat ingreli qui canit proetatis honore, nec tacet guardie qui fama prevaluit omnes. Guardia, colma di beni alti e fieri, reca i segni del leone, parla con lingua in bocca, lui che ne era prima, a gran voce grida ingrele, lui che canta per l'onore dell'età, né tace di guardia, lui che prevale su tutto. Tra il 1432 e il 1433, maestranze teutoniche, giunte forse tempo prima al seguito di Gualterius de Alemania e ancora attive in Abruzzo, realizzano lo splendido portale gotico di facciata, impreziosito nella lunetta dal gruppo scultoreo dell'Incoronazione della Vergine, opera di Nicola da Guardiagrena. Lo stesso Nicola, nel 1431, realizzò una preziosa croce processionale in argento sbalzato e smalti, purtroppo trafugata nel 1979 insieme ai corali miniati trecenteschi e recuperata solo in parte. In asse, col portale vengono aggiunti dalle stesse maestranze un'elaborata monopola e un oculo circolare. La sommità della torre è arricchita da un elaboratissimo cornicione su mensole, dalle interessanti e variegate figurazioni. Acrobati, una donna che si solleva la veste, una scimmia, un elefante, musicisti e tanti particolari vegetali. Nulla resta della cella campanaria ottagonale a cuspide, probabilmente crollata per un terremoto. Ai lati dell'insegna sono poi inserite in epoca imprecisata due testine in pietra di squisita fattura, una maschile e una femminile, anch'esse opera di Nicola da Guardiagrena. A metà del 400 la parte esterna della chiesa inizia ad arricchirsi di alcune opere tuttora visibili. In una nicchia, sul lato sinistro del prospetto, è posta una grande e bella statua in pietra raffigurante San Giovanni Battista, opera della bottega di Nicola da Guardiagrena. E sotto il portico settentrionale della collegiata viene affrescata da un artista ignoto una delicata Madonna del Latte. È nel 1473 che il celebre pittore Andrea De Litio termina il dipinto di un imponente San Cristoforo sotto il porticato medievale, lasciando in cima all'affresco la propria firma e la data. Risale poi ai primi del Settecento un grandioso intervento edilizio che muta radicalmente l'aspetto della chiesa medievale. Sul retro dell'edificio viene infatti realizzata la chiesa della Madonna del Riparo, oggi San Rocco, dalla gradevole ornamentazione barocca, che serve da soccorpo ad un'imponente sopraelevazione che innalza al primo piano l'intera navata, con il raddoppio della lunghezza. La nuova aula è decorata con grandi altari di stile barocco, che accolgono tele e statue di santi. L'originario portico medievale, nel 1882, è prolungato oltre via Cavalieri, per tutta la lunghezza del prospetto. Sotto di esso trovano posto gli stemmi delle famiglie nobili di Guardiagrena. Gravi, purtroppo, le lesioni inflitte all'edificio dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, in particolare ai due porticati laterali.
si rende così necessario riparare la chiesa di Santa Maria Maggiore. Nel 1987 si allestisce il Museo del Duomo, che espone l'incoronazione della Vergine ed altri tesori artistici provenienti dalle chiese guardiesi. Un lavoro di secoli che contribuisce a rendere la monumentale struttura di Santa Maria Maggiore, ancora oggi, una dei simboli dell'architettura, dell'artigianato e dell'arte sacra d'Abruzzo, in Italia e nel mondo.